immagini scritte da Maria, ho incontrato Maria Venturi diverse volte e da lì è partito il progetto, naturalmente insieme a Patrizia, che ha messo le mani in pasta e poi con Vittorio è montata proprio da un po' di pane con il lievito, insomma. E naturalmente tutti noi abbiamo collaborato con la RAI, con i nostri custodi, i nostri amici, con Paola. Lucia Saccari ci ha fatto lavorare con grande libertà. Io quando ho fatto i film in Rai ho avuto sempre questa grande protezione, che per un autore è importante, cioè avere alle spalle la fiducia di un dirigente che lascia spazio alla tua creatività, che non sei costretto spesso ad essere imbrigliato. Io devo dire che ho lavorato in una libertà straordinaria e mi ricordo di quando facevo il cinema. Ci è piaciuto moltissimo fare questo film. Io ho proposto per la prima volta, ho fatto un po' una scommessa perché proprio con Paola e Donato e tutto il gruppo Rai e riunione con Agostino Sacca e a un certo punto, parlando da altri protagonisti, dice qui ci vuole una ragazza bella, ma molto giovane, eccetera. E io ho detto, se mi lasciate fare, io mi trovo una ragazza che secondo me potrebbe andare. Io non sapevo qual era la messa, non sapevo che stava facendo Asterix e Olimpiadi, eccetera, perché ho conosciuto Vanessa da Gattinoni, quando lei aveva 14-15 anni, e vedevo questa creatura, una bellezza tale, dicevo, questa voglio veramente che un giorno o l'altro dovrà fare qualcosa al cinema, e aspettavo di avere un ruolo per Vanessa. Infatti quando ho telefonato, facendo il film, che è stato il film di tuo prodotto dalla storia del cinema francese, perché costava 80 milioni di euro, e lei era la protagonista femminile del film con un calcio incredibile, e ho detto, ma chissà se ci sarà l'emissione, eccetera. In era, Asterix, alle Olimpiadi. Asterix alle Olimpiadi. È stato molto piacevole dall'inizio.
proprio alla fine, cioè è stato uno di quei film che senti che come un film tranquillo proprio, è stato bellissimo, abbiamo avuto una lavorazione meravigliosa, naturalmente si ingrassa quando si fa in Toscani quei ristorantino la sera, è stato sono ingrassata piacevole. Ecco, questa è stata una nostra bellissima avventura e ringrazio tutti i partecipanti a questa avventura perché la rifarei anche domani. Grazie.